Ciao a tutti, oggi per la prima volta faremo due ricette nello stesso video. Questo perché abbiamo trovato la pagliata, che era tanto che mancava in commercio, e la cucineremo sia come primo piatto che come secondo piatto, quindi pasto completo oggi. Diciamo che la pagliata era stata vietata con la mucca pazza, quindi dal 2001 che era vietata. Nel 2015, quest'anno, l'hanno rimessa in commercio. Nonostante questo, è difficilissimo ancora trovarla. Io dopo a diversi mesi che è stata messa in commercio, non l'ho mai trovata né alle macellerie di Trastevere né a quelle di Testaccio. L'ho ritrovata casualmente oggi sotto casa al supermercato e sono rimasto colpito di questo, perché tempo fa parlai anche con un ragazzo che gestiva il reparto carne al supermercato, gliela chiesi e mi disse non esiste perché te la compreresti soltanto te, quindi neanche la ordiniamo e neanche ce l'abbiamo in catalogo. Era l'ultimo pacchetto quando l'ho trovata, non mi sembrava vero, quindi vuol dire che non la mangio soltanto io. L'unica cosa che era stata vietata, è vero, ma nei ristoranti in questi 15 anni si continuava comunque a trovare, quindi questa cosa a me non è che è piaciuta particolarmente. Però al ristorante, vuoi non vuoi, te la cucinano come vogliono loro. Quindi diciamo che per la prima volta, dopo 15 anni, non è che ricominciamo a mangiare la pagliata, perché al ristorante la cucinavano. Diciamo che per la prima volta, dopo 15 anni, ce la cuciniamo bene. Allora, andiamo a vedere le ricette, sia per la pagliata alla cacciatora come secondo piatto, sia per la pagliata con i rigatoni. Dunque, ecco qui la nostra pagliata. Per il sugo alla cacciatora utilizzeremo semplicemente aglio, peperoncino, rosmarino e un goccettino di vino. Per il sugo per i rigatoni useremo la triade, carota, sedano e cipolla, pomodoro o appelati o appassato come vogliamo, e poi per entrambi naturalmente olio, extravergine d'oliva e sale. Dunque, lo sappiamo tutti, ma per ripassare, diciamo, ecco, qui è stata già intrecciata dalla macelleria, guardate che bella treccia che hanno fatto. Che cos'è la pagliata? La pagliata è l'intestino tenue del vitello da latte. Questo significa che è un vitello che non ha mai brucato l'erba, ma ha solamente bevuto il latte dalla madre. Adesso non lo so se oggi ancora continuerà a bere il latte dalla madre o gli daranno i latti in polvere. Comunque sia, è l'intestino tenue, quindi dove si trova? Si trova appena al di sotto della trippa. La trippa è lo stomaco e da lì inizia l'intestino tenue, quindi il latte inizia a passare lì, quindi ancora non è stato digerito, apposta è commestibile, perché la gente che dice no, la pagliata, non è vero le impressioni che si fanno le persone. Perché gli intestini, come di tutti gli animali, si buttano. Questo non è un intestino, una parte nobile dell'intestino che siamo riusciti ad apprezzare e a portare avanti con una certa tradizione. Secondo me, il miglior modo per gustare la pagliata è alla cacciatora. Sono famosissimi i rigatoni con la pagliata, ma è un sugo, diciamo, abbastanza anonimo, secondo me. Però un'operazione preliminare da fare è quella di sgrassarla, perché la pagliata è uno dei cibi più pesanti che ci stanno. E se non viene sgrassata, è molto pesante, quindi sgrassiamola. Dunque, si vede qui tutta questa parte che è grasso. Questa va tolta, assolutamente. Dentro c'è il latte, quindi dobbiamo stare attenti a non farlo fuori uscire. E questo grasso di troppo glielo tagliamo. Ecco qui il grasso che abbiamo tolto. Questo è un lavoro che va fatto un po' di fino, perché sta proprio sulla cresta del budello. Quindi se andiamo a tagliare poco poco sotto, buchiamo il budello e facciamo fuori uscire il latte. Quindi va fatto con attenzione. Quello che riusciamo a togliere, togliamo, e quello che proprio sta troppo attaccato, lo lasciamo, Dunque, insomma. cominciamo con il sugo per i rigatoni. Dunque, queste qui adesso possiamo fare sia un trito, sia spaccarla, farla dividere in quattro pezzi la carota, in quattro pezzi il sedano. Dipende se vogliamo soltanto l'odore di questi ingredienti oppure li vogliamo che finiscano dentro il rigatone. Solo da questo dipende. Naturalmente, più lo faremo a trito, prima si cuocerà e viceversa. Dunque, io l'ho tritata in questa maniera, una via di mezzo, insomma, fra il trito finissimo e i pezzi interi. Io qui ho messo un po' di olio a scaldare e lo versiamo e lo facciamo rosolare tutto quanto per una decina di minuti. Ecco, dopo circa 10 minuti che questo è rosolato,
Ci aggiungiamo il pomodoro, l'acqua la recuperiamo, cioè il pomodoro lo recuperiamo con l'acqua, una giratina. Fiamma bassa al minimo e incoperchiamo. Adesso questo qui dovrà stare sul fuoco per una quarantina di minuti, perché la lunghezza di questi piatti non è tanto la pagliata, ma quanto la cottura del sedano e della carota. La stessa cosa che avevo detto quando avevo fatto la ricetta della trippa. E possiamo quindi andare a mettere l'aglio nell'olio per prepararci la pagliata alla cacciatora nel frattempo. Mentre l'aglio soffrigge, io mi spezzo questo peperoncino, leviamo l'aglio e andiamo a mettere la pagliata. La pagliata la potremmo benissimo spezzettare a piccoli pezzi, ma in realtà noi qua la mettiamo intera. La potremmo fare piccola e annodarla con uno spago o con quel che vogliamo, o anche a cartoncetto di caramella, ma per non far fuoriuscire il latte va bene anche metterla intera e poi dopo ce la spezzettiamo quando la cuciniamo, quando ce la mangiamo. Che se esce il latte esce magari soltanto dall'inizio e dalla fine, se la facciamo in pezzetti di piccoli centimetri esce da tutte le parti. Invece così adesso si coagula, insomma, in qualche modo, e il latte non esce Ecco qui, un comunque. po' di latte è uscito e sta uscendo anche l'acqua. Adesso la facciamo stare un po' e poi dopo la Ok, rigiriamo. adesso l'abbiamo girata, possiamo andare con un po' di rosmarino, di aghi. Ecco la cacciatura, se no che cacciatura sarebbe senza Ok, si rosmarino? sta ritirando. Andiamo col vino, vino bianco, questo qui neanche a farlo apposta, è vino dei Castelli. Rialziamo la fiamma, mettiamo il sale. Ok, andiamo a incoperchiare e abbassiamo la fiamma e la facciamo stare. Andiamo a aggiungere la pagliata a E questo per questo sugo. sugo io ho optato di fare la pagliata a pezzetti anziché intera come fanno al ristorante. Questo perché? Perché se la lasci intera non insaporisce per niente il sugo. Adesso recuperiamo tutto quanto questo latte che c'è fuori. Invece in questo modo, semplicemente, il latte va a finire dentro il pomodoro, ma perché non lo mangiamo ugualmente? Eh? Allora, adesso espellerà molta acqua e quindi questo sugo lo continuiamo a far cuocere senza coperchio. Così si insaporisce il pomodoro. Gli diamo la consistenza, la presenza della pagliata, non c'è bisogno del pezzo intero, perché poi tanto il tocco qua ci sta comunque, che va a finire nel rigatoni. Anche più piccoli li potevamo fare. Mettiamo il sale anche a questo sugo. E niente, io penso che non devo spiegare più niente, perché adesso questa qui finirà di farsi. Questo qui pure, quando questo qui sarà pronto, ci potremo fare i rigatoni, non vanno saltati i rigatoni, quindi apposta l'abbiamo fatto su questa pentolina, non c'è bisogno di saltarli. Si mette il sugo sui rigatoni e si abbonda a piacimento di parmigiano o pecorino e buon appetito. Questo qui è veramente il pasto del mercoledì. Perché il pasto del mercoledì? Perché il mercoledì si macellava, quindi le interiore che vanno a male subito si mangiavano il mercoledì. Quindi, oltre a dire giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa, se vogliamo possiamo aggiungere mercoledì pagliata. Naturalmente questa va cucinata subito appena macellato l'animale, ma una volta cotta sia il sugo sia questa la cacciatora può essere conservata in frigo per una settimana come tutti gli alimenti cotti e poi scaldata e mangiata quando vogliamo. Alla prossima! Per chi non l'avesse capito, qui non si scherza.